Non c'è voluto molto, no? Ho riparato il ricordo, ora puoi tornare nella simulazione. Con l'abstergo alle calcagna dobbiamo muoverci. Non biasimarmi se voglio continuare. Non lo farò se tu non mi biasimi per prima. È solo che Atlantide non è più il nostro piccolo segreto. Diamoci una mossa, che ne dici? Victoria, devi fidarti di me. So quello che faccio. Siamo amiche, Leila, ma prima di tutto sono il tuo medico. Non posso ignorare quello che succede al tuo corpo quando sei lì dentro. C'è qualcosa che non va. Sto bene. Non so quanto sopporterò ancora i discorsi medici. Non mi ci abituerò mai. Appare dal nulla. Felice di rivederti. Nemmeno tu avevi previsto l'imboscata dell'abstergo, Aleteia. Non proprio. Ma ora che non ci sono più e che sei pronta, il tuo viaggio con il bastone può continuare. Dopo il finale in sospeso alla fossa dell'Elisio, puoi scommetterci. Voglio scoprire come va avanti. Interagendo con le visioni del custode nell'Elisio, la conoscenza di Cassandra si è fusa con quella del bastone e attraverso l'Animus anche con la tua. Non ti nascondo che in effetti mi sento più forte. Mi raccomando, lì dentro. Buona fortuna, Leila. Buono, cagnolino. Buono, cucciolo. Cattivo!
puzzi di mortale. Ade. L'ultimo mortale a sfidare Cerbero e a sopravvivere è stato Eracle. Ma allora Atena ed Erme spendevano dalle sue labbra. Dimmi, chi pende dalle tue labbra? Quale dio ti ha aiutato a uccidere la mia bestia? Non c'erano dei in quella fossa, solo io e la mia lancia. Quindi gli dei ti hanno aiutato. So chi sei e cosa hai fatto. E io dico che sei in debito con me, custode. Non ho deciso io di finire in quel buco. Ma eccomi qui. Cosa vuoi da me? Grazie a te. Il mio regno è nel caos più assoluto. Ora che Cerbero non c'è più, nulla può impedire ai morti di tornare nel mondo dei vivi. Allora trovati un altro caso. Sarai tu a trovarlo! Chiedo scusa per lo spettacolo. Abbiamo quest'indole in famiglia. Hai causato tu il danno, perciò ritengo giusto che sia tu a rimediare. D'accordo. Dimmi dove tieni i mostri a tre teste e sistemerò tutto in un batter d'occhio. No, custode. Mio il regno, mie le regole. Ho quattro cancelli. Invece di un guardiano a sorvegliarli tutti, voglio che tu trovi quattro guardiani. Uno per ogni cancello. L'oltretomba è pieno di re, eroi, leggende, tutti smarriti, tutti in cerca di uno scopo. Tu potresti donare loro quello scopo. Cerbero era un guardiano feroce. Quale umano potrà mai sostituirlo? Nessun umano potrebbe. Ma una leggenda, immortale nella mente dei vivi, incuterebbe terrore in chiunque osi pensare di fuggire. Trovane quattro. E se non trovo i guardiani, che succede? I confini tra il mondo dei vivi e il regno dei morti svaniranno. Le creature immonde rinchiuse nel Tartaro fuggiranno. Le anime mortali vagheranno senza meta per l'eternità. E io sarò molto, molto arrabbiato con te. Insegnami a usare il bastone. E ci sta. Ah sì, le prove del custode. Ho già sentito che non ti fermerai di fronte a nulla pur di scoprire come funziona il tuo stupido stuzzicadenti. Questo stupido stuzzicadenti. Ascoltami, parla con Caronte, il mio traghettatore. Aiutalo a sistemare le cose e io ti aiuterò ad adempiere al tuo destino. No, hai visto cosa hai fatto? Ora sono ovunque. Sistema tutto. Sì, ci penso io. Io e mio fratello abbiamo fatto una piccola scommessa sul successo della tua missione. Non deludermi. Non ti conviene farlo di nuovo.
cos'erano quelle cose? Perché mi sento così debole? L'aria è pesante qui. È difficile respirare. Ehi, come va? Beh, oggi ho solo ucciso un mostro a tre teste. Ade mi ha urlato addosso e ora sto andando a incontrare il traghettatore dell'oltretomba. Tu, tutto bene? Scalda. Sei tu il traghettatore? Un traghettatore impegnato. Qualcuno ha ucciso il guardiano del cancello e ora qui è pieno di nuovi marcescenti. Perciò, a meno che un dio non ti abbia mandato a chiudere buchi e a ripulire il disastro, non voglio avere a che fare con te, chiaro? Se dà il caso, che mi mandi Ade. Cosa ha fatto una mortale viva e vegeta come te per riuscire a indebitarsi con il dio dell'oltretomba? Beh, io potrei aver ucciso Cerbero. Beh, ora che il bestione di Ada è morto, si sono aperte delle fratture in tutto l'oltretomba. I miei passeggeri vengono attaccati dai prigionieri del Tartaro e dai suoi cagnolini. Senti, devo trovare quattro guardiani per proteggere i cancelli e richiudere le fratture. Ade ha detto che posso aiutarti. Incredibile, manda una mortale nell'oltretomba a sistemare un problema che solo i morti possono risolvere. Che solo i morti possono risolvere. Ecco perché mi sentivo così debole contro quelle cose. L'ultimo mortale che ha lavorato per Ade indossava un'armatura speciale, ma è stato fatto a pezzi. Ora i frammenti dell'armatura sono sparsi in tutto il regno. Mia madre mi disse che avrei avuto una vita dura, ma non immaginavo tutto questo. E dovrai affrontare dei guerrieri vendicativi per ottenere quattro dei frammenti. Il quinto frammento, un paio di guanti, è andato perso. Vedrai, andrà tutto bene. Che cos'ha di così speciale l'armatura?
è stata forgiata sull'incudine di bronzo caduta nelle profondità del Tartaro. Permette ai mortali come te di vedere cose e raggiungere luoghi che non dovrebbero. Ovviamente Ade non mi aveva detto niente. È molto selettivo. Hai parlato di prigionieri? I peggiori peccatori dell'oltretomba sono rinchiusi nella prigione del Tartaro. Molti sono fuggiti attraversando le fratture e stanno mettendo noi, anime solerti, zelanti e piene di passione, in pericolo. Cosa intendevi esattamente con cagnolini? I mastini di Ade, delle creaturine maligne che inseguono e uccidono le anime perdute a cui il sottoscritto non ha permesso di attraversare lo Stige. È ora di riportare l'ordine in questo posto. Devi solo recuperare un'armatura, sconfiggere dei guerrieri e trovare 4 guardiani per l'oltretomba. Solo. Visto che non sei del posto, ti do qualche consiglio. Lo stagno prosciugato, il campo di battaglia eterno e il palazzo di Ade sono degli ottimi luoghi da cui partire. E se ti avanza del tempo, anch'io ho del lavoro da affidarti.
la tirapiedi di Pericle. A lungo ho aspettato questo giorno. Ora ti riempirò le vene con il veleno di migliaia di serpenti. Hai salvato Pericle. Quando avrò finito, gli manderò il tuo cadavere. Quello era il sicario che avvelenava i politici ad Atene.
riesco ancora. Grazie al potere che Deimos mi ha donato, sono immortale. Che avrò ucciso te, penserò a Deimos. Fratello ti uccise per risparmiare me.
Sei qui per affrontare una campionessa? Infilterò la tua testa su una lancia! Degli anini. Ti ricordavo più alta.